Amici di Elettro TV, è un vero piacere essere qui con voi. La Queen è arrivata come promesso a trovarvi in questa poi cornice meravigliosa. Come potevo non fare un salto a salutarvi in questa Roma eterna, stupenda, che dire. È sempre un'emozione per me tornare qui in questa città meravigliosa che comunque mi porto nel cuore. La Queen c'è, Queen, lo sapete, la Queen, questo rock, Queen of Rock, questo rock che mi scorre nelle vene, so che mi seguite, è anche bello, devo dire, mi scrivete, insomma anch'io vi sto seguendo e sono molto felice di essere oggi vostra ospite. La Queen Giusy Randazzo nasce in Sicilia, è una terra meravigliosa, piena di colori, di profumi, di tanta passione. E anche di tanti suoni, perché è una terra, insomma, che ha un bel fermento musicale. Una terra che mi porto dentro. Io vivo da circa 13 anni a Milano ormai, una città che amo moltissimo, che mi sono scelta, però la nostra Sicilia noi ce la portiamo sempre nel cuore e nelle vene. È un qualcosa che fa parte di noi, è un modo di vivere e di essere. E poi arriva questo rock che in realtà io amo profondamente, sono una rockettara inside, un po' in tutto quello che faccio, perché il rock è un modo di vivere. Il rock non è solo la musica, non sono solo le chitarre distorte o quello che spesso si pensa. Il rock siamo noi, il rock è il modo di vivere, di essere, il modo di affrontare la vita. Perché vivere in modo rock vuol dire vivere con se stessi in un determinato modo, affrontare la vita in un determinato modo, senza vivere di apparenze, senza vivere abbassando la testa, senza vivere un po' di quello che ci piace fare. E questo è molto rock. E poi arriva la nostra musica, perché la musica ovviamente è parte integrante della nostra vita. Io so che parlo con voi, che insomma siete degli appassionati. Rocket Queen perché? Tanti mi chiedono perché Rocket Queen? Perché? Ecco, vedi, perché? Ma in realtà è un nome che mi arriva un po' dagli altri, non da me. Sono stata, come dire, poi incoronata regina, ma anche perché io ascoltavo tantissimo i Guns N' Roses e il pezzo Rocket Queen. Rocket Queen era un pezzo che mi piaceva molto e ho anche ideato il programma che voi sicuramente conoscete, so che mi ascoltate, su Rock and Roll Radio, che è una radio appunto molto rock. Questo programma si chiama Rocket Queen perché comunque è un po' ormai diventato parte di me, quello che poi adesso è anche il mio nome d'arte, perché adesso la gente mi chiama Queen, Regina, Regina, io neanche più Giusy quasi mi chiamano, però va benissimo così, mi sta molto bene, Giusy, assolutamente sì. Però tutto parte in realtà da questa passione per i Guns N' Roses, anche se vi rivelo una cosa, non è che la mia band preferita sono i Guns, perché in realtà la mia band preferita rimarrà sempre quale? Il Led E Zeppelin. le Zeppelin, bravissimo, assolutamente sì. Le Zeppelin perché credo che siano veramente un po' l'essenza di quello che è quel rock puro per me, no? Sono proprio l'essenza di quelle sonorità, di quel modo di essere, di vivere. Io quando sento Jimmy Page e Robert Plant mi vengono sempre i brividi, è un po' quella colonna sonora che non mi abbandona mai. Poi ovviamente la mia. Perdona. Beh, che dire. Poi ovviamente la mia cultura musicale spazia e come dico sempre, io sono una rockettara, però io prima di tutto sono un'amante della musica. E la musica è talmente bella che non bisogna mai sezionarla e limitarla, perché. Crescivi lì, condividere. Assolutamente, sono contenta, perché chi ama veramente la musica non può sezionarla e chiuderla in un Un ambito. genere. Assolutamente, la musica di qualità, dovete ascoltare la musica di qualità. Purtroppo viviamo in un periodo storico dove siamo bombardati di musica che diventa secondaria, perché ormai tutto è legato a una macchina di audience, a una macchina di apparenza, di pubblicità televisiva. Adesso non voglio aprire un capitolo che è quello dei talent, che è quello ovviamente che tutti conosciamo. Purtroppo lì, a prescindere da tutte le cose storte che ci possono essere dietro, sicuramente la cosa che viene fuori di più è che la musica diventa secondaria e questo a noi non va bene. Ci impone dei modelli, insomma. Assolutamente E sì. la musica deve essere libera, ci deve liberare, no? Guarda, essere omologati è sempre sbagliato. È quello che dicevo all'inizio, essere omologati non è rock, ragazzi. Quindi dovete essere sempre voi stessi. Sicuramente la qualità è importante, c'è cioè la buona musica. Quindi non importa che genere, ma deve essere buona musica e deve venire da voi, dal vostro cuore, non da quello che vi impongono per delle dinamiche che sono tutt'altro che legate alla musica. Magari di mercato oppure di interessi. Dice, Purtroppo sì. l'elettrodistorsione che deve rompere i confini spazio-temporali Ecco, vedi? elettrico, elettrico. Vedi che c'è la vocina fuori campo che inserisce. E poi cosa dire, ragazzi? Sono sempre in giro, mi occupo tantissimo di musica.
ho iniziato da bambina a scrivere, perché io prima di tutto sono una giornalista, però ho unito queste passioni appunto della scrittura e della musica, sono diventata una giornalista che si occupa di musica, ma anche di spettacolo. Tutto da dove parte? Dalla grande passione anche un po' per quella che è la nostra storia e la musica, che è Lucio Battisti. Tanti magari non ci pensano perché mi vedono come una grande rocker, è vero, lo sono, però tutto parte da lì, ho sentito Lucio Battisti e ho capito che la musica era qualcosa che mi scorreva nelle vene e ho dovuto poi proprio capire che la mia vita doveva andare assolutamente in quella direzione, così è stato. Mi ritengo fortunata perché sono una persona che può vivere con un lavoro che le piace, perché ad oggi insomma non è semplice, non tutti riescono a fare questa cosa, quindi mi ritengo sicuramente fortunata. Quindi la Sicilia e l'area metropolitana milanese come hanno influenzato? Tantissimo. Allora, intanto io credo di essere un po' come una spugna, perché tutti i luoghi dove sono stata nella mia vita o che frequento e dove sicuramente magari andrò mi hanno influenzato molto, perché è bello proprio quando visiti un luogo diventare parte integrante di quello che è quel luogo, nei suoi suoni, nei suoi colori, nelle sue tradizioni. Questo ovviamente non solo nella musica, ma anche nel cibo, in quello che è anche la storia di un popolo. Quindi la mia Sicilia me la porto dentro perché fa parte di me. Milano è diventata una città d'adozione perché comunque ci vivo da 13 anni e quindi sono un po' una commistione di queste realtà assolutamente poi diverse, perché parliamo insomma dal profondo sud al nord, quindi assolutamente, ma anche la vostra Roma. Io amo moltissimo Roma, ci ho vissuto anche per un periodo e magari tornerò anche più spesso, perché Roma me la porto nel cuore, è un'altra città che ha un fascino e un fermento incredibile. Beh, sono comunque un amante della nostra Italia, devo dire la verità. Fare un aruspicio, come si dice. Assolutamente, assolutamente sì. Però siamo sempre noi che ci poniamo verso il mondo in un modo giusto o sbagliato. Perché quando noi ci poniamo con la curiosità, con l'interesse, quando siamo delle spugne verso il bello che c'è intorno, può uscire buona musica, e buona musica significa anche tutto ciò che sono vibrazioni positive, perché quello poi è la vita, è quello che siamo. Viviamo in un mondo che ormai è sempre più finto, non ci dimentichiamo delle cose vere, della vera sostanza di quella che è la nostra vita e non dobbiamo perderla. E di tutti i gruppi che tu hai intervistato, nelle tue esperienze, qual è quello italiano che ti ha lasciato un segno maggiore? Guarda, io ho intervistato veramente tantissimi artisti, anche extra musica, ma nel mondo della musica veramente tanti. Non mi piace spesso fare nomi per non togliere niente a nessuno. Ecco, ci sono delle bellissime realtà, molto interessanti, tantissime ovviamente interviste mi hanno lasciato tanto, un po' tutte devo dire la verità, perché ognuno di loro... Io ho molta empatia con i personaggi con cui mi rapporto alla comunicazione dell'intervista. Credo che quello sia una cosa sicuramente importante quando si intervista qualcuno, probabilmente li faccio anche un po' sentire a mio agio, quindi vengono fuori delle belle conversazioni. Detto ciò, di gruppi ce n'è tantissimi. Ti farei magari il nome di una band che mi ha lasciato sicuramente particolarmente colpita. No, più che altro che sono una band abbastanza, tra virgolette, nuova, perché poi neanche così tanto hanno già le loro belle esperienze, ti direi i Jaspers. I Jaspers sono una band veramente molto particolare, adesso sono da poco la band ufficiale di quelli che è il calcio, ma questa è un altro aspetto di quello che è il loro lavoro. Loro sono veramente molto particolari, sono dei musicisti molto bravi, vi invito anzi a seguirli, e hanno uno studio notevole sulle loro spalle, ma allo stesso tempo un'originalità e un qualcosa di particolare che sicuramente gli rende una band di impatto diverso, che li differenzia dall'omologazione e a volte purtroppo bisogna dirlo anche dalla impreparazione che c'è spesso nella musica. Invece siamo a Roma e ci tengo anche a dire che forse vi sembrerà strano, ma io per esempio apprezzo moltissimo anche un po' il cantautorato, comunque mi distacco un po' da quello che è il rock, vi direi assolutamente il vostro Alessandro Mannarino, perché Alessandro Mannarino è sicuramente un altro artista che ha tracciato una linea di separazione da quello che era il piattume, l'omologazione che c'è stata fino a in questi ultimi periodi, e ha creato qualcosa di diverso. La cultura popolare. Assolutamente sì, perché è un po' il discorso che dicevamo prima, non bisogna tralasciare quello che è
la vita vera, le nostre tradizioni, il nostro sound e quello che è ovviamente quello che si comunica con i testi, perché i suoi testi sicuramente sono differenti da tante altre banalità che ci hanno proposto. E come vedete, tornando al discorso, quelli che non escono dai talent, quelli che hanno la vera gavetta, quelli che sono degli artisti veri, poi alla fine vengono fuori. Nonostante, bisogna dirlo, spesso vengono anche osteggiati, perché insomma non è semplice. Non è semplice, quindi visto che siamo a Roma, diciamo, abbiamo detto i Jaspers che sono un gruppo di su e direi invece un consiglio, Mannarino a Roma. È un consiglio per i gruppi che adesso stanno, per i ragazzi che ci stanno avventurando. Allora, sicuramente il consiglio è sempre quello, tanta passione, tanta dedizione, tanto sacrificio, credere veramente nella musica e rispettarla. Non fare musica per fare soldi, non fare musica per avere una fama immediata e facile, perché non bisogna pensare che ci voglia un giorno per avere il successo, per avere la fama, perché questo è quello che ci fanno credere nei vari, ovviamente, programmi televisivi, in quello che è un qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, con passione, sacrificio, con grande rispetto per quello che si fa, perché non solo nella musica, ma in tutto quello che è l'arte, se non ci si mette il cuore, la passione e l'onestà anche di affrontare determinate, ovviamente, arti, non si arriva da nessuna parte, perché è un qualcosa di finto, è un qualcosa di momentaneo, è un qualcosa che è patinato, arriva subito ma poi finisce, si brucia, qualcosa che invece è vero e solido rimane nel tempo. Quindi il consiglio per i ragazzi è di crederci, di farsi sicuramente il mazzo, ma di andare avanti, non, ovviamente non demordere, ma di non vendersi mai, perché quello non è rock. E quindi il rock è dentro di noi, è il nostro cuore, quindi ragazzi, morto. Rock on non morirà mai perché siamo noi. Allora salutiamo da qua, da Roma. Da Roma cosa dire? Dai voli. Che dire, la Queen vi manda un grande, grandissimo bacio e rock on sempre, ragazzi, mi raccomando seguitemi e rock.